Questa è casa mia. Vattene subito. Perché non sta dritto, non sta nella posizione che dovrebbe stare. Cioè, posso? Sì. Io non l'avrei toccato. Ma volevo vedere se c'è scritto qualcosa dentro. No, non c'è scritto nulla, l'ho stampato. Ma dovrebbe stare così? Sì, dovrebbe stare così. E perché non lo lasci così come tutti gli altri? Perché non sta così, nell'entrata non sta mai così. E cosa succede? Dopo un po' si stacca e cade per terra. Lì sotto, in pratica, c'è il sottoscala che però una volta adesso è chiuso, era collegato dove c'è di dietro la caldaia e quindi stavano lì di solito le persone nel tempo di guerra. Sarebbe inquietante. Ma cos'è? È la Madonna Nera. Però è così. Sì, ma mai capito. Anche lei era in casa, giuro. No, ogni istante sentivo. Ma sono cose che hanno comprato. Si è staccato. Hai visto? Aveva ragione. Io sento proprio il rumore. Ha fatto. Lo scotch ha fatto rumore. Si è staccato. E quindi bisogna. E ti ha detto di mettere al contrario? E allora mi ha detto di metterlo al contrario, che tanto la protezione lo fa lo stesso. Io lo rimetto così allora. Sì, perché è l'unica maniera che lui sta. Sotto sopra. Ma ha un nome? Te lo ricordi? No, non mi viene in mente. Vabbè. Cosa la vuoi? La voglio mettere San Giuseppe lì. Proviamo a vedere cosa succede. Tu lo vuoi lasciare con l'altro dietro? No, voglio provare delle qualcosa. Cos'era sta roba? Non sono io. No, lo so che non si tiene. Ma perché arriva da sopra? Da sopra? Sì, da sopra, sei sotto. La sedia! Era un rumore, però non caduta, una sedia trascinata. Trascinata. E qui? Non c'è nulla. No. Non sento nulla, giuro. Non hai sentito rumori? No, io non ho sentito bene. Due volte. Cioè la sedia e adesso sento tu. E vabbè, dice c'è la stanza qua. La stanza è qua dietro, sì. Se c'è qualcuno può fare. Porca miseria, un altro. Ci sono ovunque. Ha detto che ne ha messo uno per stanza. Uno per stanza? Io sono stata obbligata a metterne uno per stanza. C'è qualcuno che non vuole Maurizio e Cristian? Ero sicura. Hai sentito? Ti devo circolare di sì, sì, la fa. Sapevo che se gliel'avrei chiesto. Puoi farci ancora un rumore? Vuoi fare uno forte? In cambio di? Niente. Te l'ha fatto lo stesso. Te l'ha fatto lo stesso. No, fin là ancora forse. Dietro il legno. Ma una cosa. C'è un uccello qua dentro, vero? No. Ma te lo giuro. No, punta di là, Mauri, sul muro lì. Stavo per così, dire, dargli prova che invece effettivamente c'è qualcosa. Tu dici così, io ho visto, è un'ombra, ma sembrava un'ombra reale, cioè per quindi una cosa nera, far così, ma qua in alto, tipo un uccello, ho visto muovere anche le ali, fare così e andare là, ma l'ho proprio visto, sono sicuro.
stavo per chiedere di darvi prova del fatto che effettivamente, perché io ci credo fermamente, motivo per cui vi ho detto andiamo. Ho pensato di portare della salvia bianca con l'artemisia, che è un'erba molto forte. Sì. Se utilizzo questo prima o quando faccio le metafonie, se utilizzo questo ho molto più riscontro. Il palo santo lo accendi già anche adesso, dopo? Il palo santo, ma è indifferente. Il palo santo è molto più leggero della salvia. Qui è salvia più artemisia. Però vedi che fa proprio fatica ad accendersi. A me continua a inquietare quello, comunque. A me non piace. Adesso che non c'è la ragazza lo posso dire, ma io di buono lì ci vedo ben poco. Tu che sei sempre stato adesso dietro alla telecamera. Vorrei un po' capire quali sono un po' le tue sensazioni, cioè cosa, come la vedi? È un ambiente un po' ostile, sento. Non so se più per le cose che sono state dette, quindi che gli uomini qui hanno sempre un po' di difficoltà o per altro, però non... Comunque questo fatica a stare acceso, guarda un po'. Non si accende proprio. E l'accendino è andato. Guarda, sai che ho paura avvicinarmi a mettere questa roba qua, a quell'immagine lì? Ho detto, ho paura avvicinarmi a quell'immagine lì, a mettere... È come se fosse caduto qualcosa lì dietro. No, ho fatto caso. È un... Vedi che non sta accesa. Dovrebbe altro che fumare sta cosa. A quest'ora abbiamo... Bene. Allora, c'è qualche entità che vuole comunicare con noi? Hai degli strumenti con cui puoi comunicare? Poi? Temperatura che scende. Ma subito. Pian pezza. Poi qua non è che fa freddissimo. Guarda, guarda. Cosa ci fa? Oh, guarda, guarda. Ma guarda qua, non è mai successo. K2. Ma vedi? Come se uscisse del liquido, ma sono foglie secche, non deve far così, non è mai successo, io non lo so sempre. Allora, c'è qualche entità che vuole parlare con noi? Accendiamo. Vabbè, accendiamo se ci fate, ci dite che ci volete parlare. K2 comunque si è acceso un attimo. C'è qualche entità in questo luogo? Qualche entità che vuole parlare con noi? Parlate con noi. Vabbè, gli dicono no. Ah. Cioè, dovevi anche accendere lo strumento? Diamo fastidio a qualcuno? Avete degli strumenti, interagite con gli strumenti. Fate dei rumori. K2 e l'antenna, se vi avvicinate suona, il K2 si illumina. Poi se volete accendiamo le spirit box. Guarda, il K2 è mio. Si è illuminato? Sì. Più forte. Riuscite a farlo arrivare sul rosso? Proprio da farci capire che volete comunicare. Non siamo qua per disturbarvi. Vorremmo interagire con chi c'è e capire se possiamo essere di aiuto, se c'è qualcosa che ci volete far sapere, a noi o alla famiglia che abita qui. Ma c'è un gatto? Sì. Lo senti? Sì. Ma lo senti? Io trovo tipo un urlo. No, c'è una cosa continua che fa. Sì. Ma ci sono dei bambini? Sì. Vengono dalla parte della chiesa. Ma forti. Vi fate sentire, per favore? Volete farci andare nella stanza a fianco? Dove?
Allora, vogliamo sapere quante entità ci sono in questa casa. Fatecelo capire facendo dei rumori. Se siete un'entità, fate solo un rumore. Se siete più entità, fate più rumori. 3. Ok, adesso lascia stare quello strumento. Utilizza quelli che sono sul tavolo. Se c'è un bambino che vuole giocare, mi illumina uno strumento. Poi giochiamo. Fammi vedere con cosa vorresti giocare. Si diverte a farlo accendere. Però accendi anche quelli sul tavolo, fanno più rumore. Sono più belli. Guarda quello con la luce blu. Ha smesso di dire. Me lo fai suonare quello con la luce, basta che ti avvicini. Oppure fai un tonfo. Quello blu sul tavolo, lo vedi? Fammi sentire. Porca. Guarda! No, sono io! Fammi spostare questo. Ma cos'è? È tipo... aglio? Ah, magari sulla stufa. Ma sulla stufa c'era l'aglio? È aglio. Ma non c'era niente sulla stufa? No, sulla stufa non c'era nulla. Anche perché sarebbe bruciato. È aglio. Ho provato a mettere la sabbia lì, se smette di suonare si accendono quelle là. Io lo metto sul tavolo. Mi rimetto di nuovo giù, così sono alla tua altezza. Se mi fai vedere qualcosa, l'hai tirato tu l'aglio? Ma da dove l'ha tirato, scusa? Non lo so. Io non ho visto nessun aglio, anche perché qua non c'è niente di genere. Appeso? Appeso non ho visto. No. Queste qua. Vai, prendi. Giochiamo con una pallina. Brava. Vuoi giocare con la pallina? Vai, fai cadere la pallina. Muovi la pallina. Ti ordiniamo di muovere la pallina. Chiunque tu sia, muovi quella pallina. Falla cadere. Sei sicuro sei un bambino? Vuoi giocare con la pallina? Falla cadere, io poi te la lancio. Oppure se c'è un adulto che ha più forza, potrebbe far cadere la pallina. Chi è quella figura? Veramente quella figura laggiù, quello che rappresenta, quella figura protegge questa famiglia come loro credono? Non male che non sento sempre lo stesso odore nella sala. Cioè, ogni tanto mi sembra più buono, ogni tanto più gradevole. Ma... seconda di come... mi arriva sempre... Se vi danno fastidio, Christian e Maurizio, ci fate un rumore oppure gli lanciate proprio la pallina addosso? Lancia la pallina verso l'uomo che ti dà più fastidio, Maurizio o Christian?